Allora, altre osservazioni, sempre sui limiti e sempre in senso algebrico. Con proposizione, questa proposizione la dimostro solo perché ogni tanto ci servirà. Supponiamo di avere una successione A con N di numeri reali, allora il limite di A con N è 0 se e solo se il limite di A con N in valore assoluto è 0. Quindi questa è interessante come posizione, perché significa che se io voglio calcolare un limite, voglio calcolare che fa 0, se ho problemi con i segni, allora posso togliere i segni. Se dimostro che il limite è 0 senza segni, è 0 pure così. Dimostrazione sta nel fatto che la disuguaglianza con n compreso tra meno epsilon ed epsilon equivale a dire valore assoluto di A con n compreso tra 0 e epsilon, che equivale a valore assoluto di A con n che è maggiore o uguale di 0 compreso tra meno epsilon. Allora, questa equivalenza c'è per il fatto che il valore assoluto è non negativo, quindi se scrivo questa è uguale a questa. E questa è proprio la definizione di valore assoluto di A con N. Quindi quando vai a scrivere le definizioni, siccome ci sono queste equivalenze, sicuramente il limite di A con N fa 0 se solo se il limite del valore assoluto di A con N fa 0. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Il resto, se non l'avete capito, è un esercizio. Ok, un'altra proposizione possiamo dire, proposizione, se il limite di A con N è uguale a 0 più, allora se e solo se in realtà il limite di 1 su A con N è uguale a più infinito. La freccia che va da destra verso sinistra l'abbiamo già dimostrato, e che se questa successione la chiamate B con N, questa tende a più infinito, questa è la reciproca tende a 0 più, l'abbiamo dimostrato in precedenza. Dimostriamo la freccia che va da sinistra verso destra, sia m maggiore di 0, prendiamo epsilon uguale 1 su m. Allora esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, A con n è compreso tra 0 strettamente, perché ci stiamo andando da destra, quindi attenzione, la successione 0 non tende a 0 da destra, almeno per come ho dato la definizione io, va bene, perché io ho escluso il valore n. Manteniamoci con questa definizione, anche magari su questo libro potete trovare quella con maggiore uguale. Chiaro che con maggiore uguale si complicano un po' le cose. Comunque, compresa tra 0 e epsilon, ma epsilon era 1 su n. Questo equivale a dire che 1 su A con n è maggiore di n, che è quello che dovevo dimostrare. Ok, quindi ovviamente se tende a 0 meno, qua se ne va meno qui, quindi il reciproco di una successione divergente tende a 0, ma il reciproco di una successione che tende a 0 mantenendosi di segno costante diverge, poi se è di segno costantemente positivo diverge a più infinito, se è di segno costantemente negativo diverge a meno infinito. Se fosse per esempio la successione meno 1 alla n su n, la reciproca sarebbe meno 1 alla n per n e non diverge.
avrebbe alcuni termini, i termini di indice pari andrebbero a più infinito, i termini di indice dispari andrebbero a meno infinito. Ok, adesso possiamo andare, abbiamo parlato delle reciproche, quindi qual è la forma indeterminata del rapporto? Cos'è il rapporto di due successioni? È il prodotto della prima per il reciproco della seconda. Naturalmente la seconda deve essere almeno definitivamente diversa da zero, se no come faccio a fare la reciproca? Non posso mai dividere per zero. Quindi qual è la forma indeterminata del rapporto? Sono due, vabbè, più o meno infinito, fraccio più o meno infinito. Questo perché devo fare la prima per il reciproco della seconda, questa tende a più o meno infinito, il reciproco tenderà a zero, quindi avrò più o meno infinito per zero. Poi 0 su 0. Questo perché questa tende a zero, il denominatore pure tende a zero, però dobbiamo supporre che sia diversa da 0, se no non possiamo fare la reciproca. Quando andiamo a fare la reciproca, se il denominatore tende a 0, diciamo la reciproca, se almeno il segno del denominatore era costante, la reciproca poteva divergere. Quindi in questo caso abbiamo 0, potremmo avere 0 per più infinito. E quindi è una forma indeterminata. Qui addirittura potrebbe succedere che la reciproca non converge, ma il rapporto converge. Facciamo un esempio. Facciamo qualche esempio. A con n tende a 0, P con n che tende a 0, e poi facciamo A con n tratto P con n. Allora, se io prendo per esempio meno 1 alla n su n, qua c'è un meno 1 alla n pure su n, ovviamente se il rapporto, faccio il rapporto, questo rapporto fa 1 e si può sempre fare, però se facessi prima la reciproca di b con n, la reciproca di b con n non convergerebbe perché sarebbe meno 1 alla n per n. Quindi quando vedo questo tipo di forme indeterminate, non, cioè non è che siete obbligati, anzi in certi casi non è conveniente passare prima per la reciproca. Perché se passate prima per la reciproca, voi pensate questa non converge, allora il prodotto non converge, non è vero. Io posso avere due successioni non convergenti e il loro prodotto può lo stesso convergere. Chiaro? Per esempio, meno 1 alla n non converge, meno 1 alla n non converge, il prodotto fa meno 1 alla 2n che fa sempre 1 converge. Chiaro? Quindi ricordatevi quello che i teoremi dicono e quello che i teoremi non dicono. I teoremi dicono che se valgono le ipotesi, vale la tesi. Non dicono che se le ipotesi non valgono, la tesi non vale. Ok. Vabbè, insomma, anche qua potremmo fare uno specchietto molto lungo, però insomma sostanzialmente le forme indeterminate del rapporto sono queste, che corrispondono alla forma più infinito, più o meno infinito per zero, e questa corrisponde alla forma 0 per più o meno infinito. Anche se il reciproco di questa potrebbe anche non convergere, come abbiamo fatto in questo caso. Ok, quindi la presenza di tutte queste forme indeterminate, che ci dice? Ci dice che stabilire se la successione somma, prodotto, differenza, rapporto ha o meno limite e quale sia questo limite, in certi casi si deve fare caso per caso, esercizio per esercizio. E quindi in certi casi non è banale. Va bene? Allora cominciamo a fare un po' di esercizi. Cominciamo. Grazie.
cominciamo da quello che abbiamo lasciato in sospeso l'altra volta. Ne avevamo lasciato in sospeso due. In particolare avevamo lasciato in sospeso questo: con 0 uguale a 1, a con n più 1 uguale 2 fratto a con n più a con n mezzi. Questa definizione si dice è data per ricorrenza o per induzione, cioè l'idea è che se io a con 0 o a con 1, insomma, stavolta ho preso il primo indice 0, quindi se ho a con n posso definire l'elemento successivo, poi lo rimetto a destra e posso definire ancora l'elemento successivo. Se vi ricordate abbiamo anche calcolato i primi 4-5 termini partendo da con 1, era con 1, partiamoci da con 1 uguale. Ok, adesso questa qui era un po' più difficile. Sapevamo, abbiamo dimostrato che questa qua, se converge, converge alla radice di 2. Allora, se qua ci mettessi L, questo 2 non c'entra niente, bisogna fare la media, ma se qua ci metto L, questa converge alla radice di L. Quindi se ci metto 3 converge alla radice di 3, se ci metto 5 converge alla radice di 5. Ok? Però lo dobbiamo dimostrare. Noi abbiamo soltanto dimostrato che se esiste un limite, questo limite deve essere per forza la radice di 2, perché i limiti erano tutti positivi. E appunto, se ipotizzando che convergesse a L, L deve essere più o meno radice di 2, e quindi potrebbe essere solo più radice di 2. Adesso invece dobbiamo dimostrare. Allora, cominciamo a fare due passaggi, cioè a con n più 2 è uguale a 2 fratto a con n più 1 più a con n più 1 mezzi. Andiamo a sostituire. Beh, innanzitutto questo possiamo scriverlo un poco meglio, possiamo scriverlo come 2 a con n, poi qua ci mettiamo 2 più a con n 4. Ok? A con n più 1. Quindi andiamo a sostituire. Vabbè, sviluppiamo anche qua, qua è 2 più a con n più 1 quadro fratto 2 a con n più 1. Quindi abbiamo 2 più 2 più a con n fratto 2 a con n al quadrato fratto 2 e moltiplica 2 più a con n quadro fratto 2 a con n. Dunque qua questo 2 e questo 2 se ne va. Ok, allora andiamo a vedere. Quindi qua mi viene sopra, mi viene 2 più a con n quadro al quadrato, poi qua mi viene 4 a con n quadro e qua mi viene 8 a con n quadro. Sotto mi viene 2 più a con n quadro fratto 2 a con n fratto a con n. Vediamo se ho fatto bene i conti. Allora, quindi qua mi viene, questo si gira, quindi sotto mi viene qua 4 a con n che moltiplica 2 più a con n quadro e sopra mi viene
2 più a con n quadro al quadrato più 8 a con n quadro. Ok? Allora, vediamo un po'. A quadro più B quadro, da una parte io dico che A quadro più B quadro è maggiore o uguale a 2AB. Quindi il tutto è più grande, gli diagonali sono positivi, maggiore o uguale, vediamo un po'. Di 2 più a con n quadro per 2, per 2 radice di 2 a con n. Sotto invece mi viene 2 più a con n quadro per 4 a con n. Vediamo un po'. Allora, maggiore o uguale di radice di 2, però questo, aspetta, non mi convince perché devo aver fatto, ci vuole un'ipotesi in più. Allora, vediamo un po'. Allora, questa cosa qua non può essere vera in assoluto, perché allora, se vi ricordate, A con 2 faceva 3 mezzi, perché veniva 2 fratto 1, cioè 2 più 1 fratto 1. Poi A con 3 faceva 2 fratto 3 mezzi, cioè 4 terzi più 3 mezzi la media, quindi venivano 17 dodicesimi, se non sbaglio, 8 più 9, 17 dodicesimi. Allora 17 dodicesimi dovrebbe essere leggermente più piccolo di radice di 2. Però per quanto 18 dodicesimi è 1,5, provate un attimo con la calcolatrice, poi può darsi che non abbia sbagliato. Provate un attimo con la calcolatrice, vedete un po', 17 dodicesimi è radical 2, chi è più grande? Perché e allora un po' più grande di radice di 2, giusto? Perché radice 2 è 1,4142 è qualcosa. Però aspettate, controllatelo con la calcolatrice. Giusto? Quindi è un po' più grande di radice 2. Facciamo il successivo. Quindi successivo è 24 diciassettesimi più 17 dodicesimi
fratto 2, 24 diciassettesimi, ok. Allora, se sembra che effettivamente sia giusto. È chiaro che se ho fatto tutti i passaggi algebricamente in maniera corretta è giusto, no? Perché ho usato una disuguaglianza nota. E aspettate, non è finita. Adesso poi controlliamo con la calcolatrice, però se A con N, quindi tranne da A con 1 a con 2, da A con 1 a con 2 vedete che la successione aumenta. Però se A con N è più grande di radice di 2, è maggiore qua di radice di 2, allora 2 fratto A con N, questo che vuol dire? Vuol dire che A con N quadro è più grande di 2. Ok? Quindi 2 fratto A con N, posso anche scriverlo così, 2 fratto A con N è minore di A con N. Allora 2 fratto A con N più A con N mezzi, chi è? È la media tra A con N e 2 su A con N. Quindi questo qui, se questo è minore di questo, ovviamente anche questo è minore di A con N. Quindi cosa abbiamo mostrato? Abbiamo mostrato che la successione va a scendere. Questo è con n più 1, Prima abbiamo mostrato che la successione dal secondo elemento in poi è maggiore di radice 2. Ma se è maggiore di radice 2, sfruttando questa ipotesi, la successione dal secondo elemento in poi va a scendere. Ok? Adesso per a quel punto abbiamo dimostrato che il limite è radice 2. Per quale motivo? La successione dal secondo elemento in poi scende, quindi è monotona, non crescente, è limitata dal basso e quindi ha un limite. Ma l'altra volta abbiamo dimostrato che se aveva un limite, questo limite doveva essere più o meno radice di 2. Siccome è limitata da radice 2, questo limite deve essere per forza radice di 2. Ok? Adesso il problema, abbiamo anche un problema. Supponiamo che noi dovevamo dimostrare, non esiste che io vi dia un esercizio così, diciamo, astratto. Non è un esercizio astratto in realtà, questo è un esercizio abbastanza concreto, però un esercizio di dimostrazione. Insomma, vi chiedo in genere di calcolare qualche cosa, anche magari di più complicato di questo, però vi chiedo di calcolarlo, non di dimostrarlo. Però supponiamo che noi dovevamo dimostrare questa cosa, avevamo un esercizio, dovevamo dimostrare questa cosa, l'abbiamo fatto. Adesso vogliamo controllare se abbiamo fatto bene. Che ci rimettiamo a fare tutti i conti? No. Allora, scrivetemi datemi le prime cifre decimali di radice di 2. 1,41 Sì, in alto il 2, 3. 1,35 Perfetto. Adesso calcoliamo i primi 3-4 elementi della successione. Allora, 1 era 17 dodicesimi faceva 1,41 6 periodico, giusto? No, questo è un 7. Allora, 17 dodicesimi quanto fa? 1,41 sì? 6 e poi un 3. 6 non 6. No, è 6 periodo. Ti preoccupare, la calcolatrice tra aggiustata a 7. Vabbè, mettiamoci un po' di 6. Stiamo attenti a non metterne 3. Ok. Poi il successivo, questo qua era 288 per 2 sotto, e sopra era 288 no scusate, qua era 204 per 2 più 289. Allora dovete fare 288 più 289 fratto 408, quindi
577 diviso 408. Quanto viene? 1,4142 1,5,6,9. Allora vedete che il discorso è coerente con quello che vi ho detto. A con 0 era 1, scusate, A con 1 era 1, questa era con 3, questa era con 4. A con 1 era 1, A con 2 era 1,5. Quindi da meno di 2 siamo passati a più di, da meno di radical 2 siamo passati a più di radical 2. Poi adesso scende, e qua ancora scende, ma vedete che si mantiene sempre più grande di questo. Ok? Quindi il discorso è coerente con quello che abbiamo detto. Ovviamente questa non è una... è come fosse la prova del 9, per chi di voi sa la prova del 9, sa che quando funziona la prova del 9 non sei sicuro di aver fatto bene, è abbastanza probabile che tu abbia fatto bene. Se la prova del 9 invece non viene, vuol dire che sei sicuro di aver sbagliato. Ah, lo stesso discorso, noi abbiamo fatto un discorso teorico giustissimo, a patto che di aver fatto bene i conti. Volevamo controllare di aver fatto bene i conti, ma se ci mettiamo a controllare, noi se c'è un errore là non lo troviamo neanche per domani mattina, cioè lo troviamo se ci mettiamo con calma e con ordine, però ci vuole tempo. Invece, se io controllo, mo adesso la probabilità che... Se io avessi fatto degli errori per cui il discorso era sbagliato, allora la probabilità che diciamo il tutto coincidesse con questo schema, più vado avanti più era scarsa, no? Invece effettivamente coincide con questo schema. Se vi ricordate l'altra volta io ho detto che queste probabilmente andavano a forchetta attorno alla radice di 2, invece non è così. Il primo diciamo da con 1 a con 2 passo da meno alla radice, da un numero inferiore alla radice di 2 a un numero più grande alla radice di 2, e poi invece scendono, si mantengono sempre più grandi di radice di 2, ok? Perché questo io l'ho dimostrato, che a con n più 2 è maggiore o uguale di, questo è a con n più 2 che era uguale a questo, è maggiore o uguale di radice di 2. Questa è la prima dimostrazione che mi è venuta in mente manipolando quella cosa. Forse potevo farne qualcuna anche direttamente su a con n più 1, però mi è venuta in mente così. In realtà qua ci sarebbe ancora da parlare, perché questo metodo io non l'ho tirato fuori così a caso. Adesso se vado a prendere un altro valore, cioè nel senso metto per esempio a con 1 sempre uguale a 1, metto a con n più 1 uguale l fratto a con n più a con n fratto 2, beh, a con n in questo caso converge alla radice quadrata di l. Non solo converge alla radice quadrata di l, ma in realtà si può dimostrare che ci converge abbastanza velocemente. Cioè, se voi non aveste il tasto se non aveste il tasto della radice quadrata sulla calcolatrice, la cosa migliore, una delle cose migliori che potreste fare per approssimare la radice di L è fare ripetutamente questa operazione. Ah, dice, ma voi ce l'abbiamo il tasto della radice quadrata sulla calcolatrice, quindi non c'è senso fare questo. Sì, però quando l'ho comprato io la mia prima calcolatrice il tasto della radice quadrata non c'è, e nelle istruzioni c'era scritto di fare questo. E infatti no, è un algoritmo che questo qua lo potete implementare per esercizio per informatica e far vedere che quanto velocemente converge, si può dimostrare quanto velocemente converge. Ah, la cosa bella in realtà, vabbè, qua c'è una piccola cosa di vanità personale, è che in realtà, vediamo un po',
La cosa funziona così. Supponete di voler calcolare la radice cubica di 2. Allora A con N, diciamo A con 1 lo pigliate sempre 1. Qual è la cosa giusta da prendere qua? Con n più 1 dovete prendere 2 fratto a con n quadro più 2 a con n, se non mi sbaglio, fratto 3. Diciamo L fratto a con n quadro, per fare la radice cubica di L. Proviamo. Cosa possiamo provare? Non possiamo provare che converga, cioè possiamo anche provare che converga la radice cubica di L con una certa difficoltà. Però intanto cominciamo a provare che se ha un limite deve essere la radice cubica di L. Allora, supponiamo per ipotesi che A con N converga, non possiamo chiamarlo L, che converga a X, perché L già l'abbiamo usato. Allora passiamo al limite. Allora, quando n tende a infinito, beh, qua lo potete intuire, anche se poi lo diremo meglio quando parleremo di successioni estratte, se A con n tende a x, anche A con n più 1 tende a x, perché non è altro che la stessa successione con sfalsata di un indice. Quindi troviamo che x deve essere uguale a L fratto x quadro più 2x fratto 3. Allora, portate di là il 3, trovate 3x uguale L fratto x quadro più 2x, e trovate x uguale L fratto x quadro, e cioè trovate x uguale L. Ora, e quindi x uguale alla radice cubica di L. Vi ricordo che sono numeri reali, e quindi come tali la radice cubica di L è unica. Quindi se questa successione ha un limite, se questa successione ha un limite, deve essere per forza la radice cubica di L. Poi ecco, si fa un po' di fatica come abbiamo fatto prima, o magari un po' di più, e si dimostra che il limite c'è, e quindi deve essere la radice cubica. Non solo, in realtà questo algoritmo è il più veloce di questi quattro. Ok? Cioè, è un algoritmo, in analisi numerica si dice che è del secondo ordine, quindi ha una velocità maggiore di altri per convergere alla radice cubica di altri. Non è questo il nostro argomento. Però, sta cosa, piccolo, ma cioè, consentitemelo. Insomma, ma quando mi sono comprato la calcolatrice, là c'era un'istruzione per farsi la radice quadrata, e io mi sono trovato pure. Me lo sono trovato da mezzo per fare la radice cubica. Ok? E ho visto che funzionava, non è che ho dimostrato niente allora. C'ho 15 anni, devo dimostrare. Però anche le cose così si fa. Insomma, se tu ti metti là, provi e riprovi. Ok. Vediamo un po', facciamo un altro prima di. Ecco, facciamo un'altra. Facciamo sempre, poi faremo anche esercizi molto più banali, quelli magari facciamo domani pomeriggio che siamo più. Cioè, scusate, giovedì pomeriggio siamo più stanchi, facciamo tutta una serie di esercizi più facili. Adesso che è mattina siamo ancora non tanto stanchi, proviamo a fare questo esercizio qua. A con n uguale 1 più mezzo più 1 su n meno logaritmo naturale di n. Ora, io sul discorso delle funzioni esponenziali, logaritmiche e funzioni elementari per adesso le do per conosciute. Poi
diciamo, quindi sfrutteremo solo delle proprietà che dirò di volta in volta, poi però faremo vedere come si costruiscono, per esempio come si costruisce in particolare la funzione esponenziale, quindi la funzione immersa che è la funzione logaritmica. Beh, allora innanzitutto andiamo a vedere chi è a con n più 1. A con n più 1 è uguale a 1 più 1 mezzo più 1 su n più 1 su n più 1 meno logaritmo di n più 1. Adesso andiamo a fare la differenza facciamo vediamo un po' a con n più 1 meno a con n questo fa 1 su n più 1 meno logaritmo di n più 1 fratto n. Vediamo un po'. Allora. Questa è la funzione logaritmo. In realtà se fate la tangente qui quando faremo la tangente qui quindi insomma la funzione logaritmo sta al di sotto di questa tangente quindi io so che sempre il logaritmo di 1 più x scusate un attimo il logaritmo di x è minore sempre questa che retta è x meno 1 è minore o uguale e l'uguale vale soltanto per x uguale a 1 x naturalmente è maggiore di 0 quindi io so vediamo un po' che logaritmo di 1 più 1 su n è maggiore o meno è maggiore di 1 su n quindi in realtà so che questo discorso qui è maggiore di 1 su n più 1 meno 1 su n vediamo un po' allora vediamola così e no, non mi va bene perché questo numero è minore di 0 io vorrei dimostrare che è maggiore di 0 non è così però la posso mettere anche così a con n allora prendiamo quest'altra successione b con n uguale in buona sostanza io voglio dimostrare che questa successione ha un limite L ok? Voglio dimostrare che ha un limite L adesso ho provato a fare la differenza per vedere se è monotona e monotona non lo è perché non sono riuscito a dimostrare che sia monotona perché ho dimostrato che è maggiore di un numero che però è negativo se dimostravo che la differenza era maggiore di un numero positivo allora potevo dire che cresce ok? Allora prendete quest'altra successione 1 togliendoci
meno logaritmo n. Adesso b con n più 1, cioè ci togliete un elemento, l'ultimo addendo di qua. Quindi prendete b con n uguale, b con n più 1 a chi sarà uguale? Sarà uguale a 1 più 1 su n stavolta, perché meno logaritmo di n più 1. Allora, questa successione b con n come è fatta? Se faccio b con n più 1 meno b con n, stavolta mi viene 1 su n meno logaritmo di n più 1 fratto n. Qua ho usato il fatto che la differenza dei logaritmi è uguale al logaritmo del rapporto. Quindi questo è maggiore, per il discorso che abbiamo fatto prima, di 1 su n meno 1 su n, che è uguale a 0. Quindi questa successione cresce, ok? Ma chi è A con n? A con n, se ci fate caso, non è altro che b con n più 1 su n. Ok? A con n è uguale a b con n più 1 su n. O no? Io ce l'ho tolto proprio 1 su n qua. A b con n più 1 ce l'avete tolto 1 su n più 1 e così via. Quindi cosa succede? Che b con n è una successione strettamente monotona. A con n quindi converge, diciamo, a l. E a con n a chi converge? Allora, questo va a l, questo va a 0, pure lei converge a l. Oh, adesso che problema ci può essere? Quanto può essere L? Per quello che abbiamo dimostrato noi, quanto può essere L? Noi abbiamo dimostrato soltanto che la successione è mono crescente, B con N. E quindi potrebbe essere finito o anche più infinito. Questo non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora dimostrato. Allora, vediamo un po'. Allora, qua se io voglio mettiamo avevo questa differenza qui, ok? E io vorrei dimostrare che questa differenza qua in realtà è negativa. Però e lo è negativa, almeno se n è grande. Vediamo un po' se lo è. Per vedere se è negativa bisogna fare un piccolo sviluppo, però non sono sicuro. Vediamo un po'. Per vedere se è negativa, fatemi prima fare questo calcolo che voi non potete capire per adesso, però almeno vedo se è negativa. 1 su n più 1.
Allora, sì, è negativa. Perché, allora, questo, vabbè, qua devo trovare il motivo per cui riesco a dimostrare che è negativo. Però, in realtà che è negativo io lo vedo in un altro modo. Mo, guardatela come fosse una finestra sul futuro, perché poi alla fine noi questo dovremmo imparare a fare. Adesso io dico che questa quantità qui, se n va infinito, ci sono varie quantità che vanno a zero più velocemente l'una dell'altra. Per esempio c'è 1 su n e c'è 1 su n quadro. 1 su n quadro va a zero più velocemente, è evidente. Questo l'abbiamo più o meno già visto quando abbiamo parlato dei limiti della forza di coesione. Allora io dico, e poi ce ne sono altre che andranno a zero più velocemente ancora. Allora io dico che questa quantità è uguale circa a 1 su n meno 1 su n quadro più altre cose che però io potrò trascurare in base a qualcosa che per adesso non potete capire. Quest'altra quantità invece senza il meno sarà 1 su n meno 1 su 2n quadro più eccetera eccetera. Allora quando andrò a fare la differenza, 1 su n e 1 su n se ne va, questo qui col meno devo fare meno questo, però anche quello se cambio di segno è la metà di questo, quindi rimane negativo. E questo conto mi dice che in realtà questa quantità, se n è grande, sarà negativa. Allora, è chiaro che non è una dimostrazione, o almeno non lo è adesso, lo sarà quando avremo fatto il principio di sostituzione degli infinitesimi e tante altre belle cose. Quindi non sarà possibile che questa sia una dimostrazione fino a che non avremo fatto, per esempio, anche gli sviluppi di Teo, quindi se ne riparlerà. Se lo voglio dimostrare adesso, devo trovare il modo di dimostrare quella quantità negativa. Va bene? Ok. E c'è il modo, non è particolarmente difficile, si tratta soltanto di mettersi là a trovare. Adesso quello che voglio invece dire è che, allora, guardate, a con n scende, però a con n è uguale a b con n più 1 su n, e questa qui, b con n, sale. Allora, a parte che devono avere lo stesso limite, perché la differenza è 1 su n tende a 0, chiaro? Questo limite può essere più infinito? Si è mai visto una successione monotona decrescente che tende a più infinito? No, questa può avere il limite o un numero finito. Una che sale può avere il limite o un numero finito. Allora L sarà un numero finito. Per forza, perché è il limite sia di una che scende che di una che sale. Questo per esempio è un modo di dire che il limite deve essere finito. Ok? In verità si può anche dimostrare che questo limite è finito, scusate, è maggiore di 0, quindi mo magari durante l'intervallo mi ci metto un po' e lo dico tra 5 minuti. Va bene? Per avere una dimostrazione, diciamo, adesso. E vabbè, pausa.